Matti, guarda cosa so fare, guarda. Ma come è possibile? È il trick, è un trick che ho imparato l'altro giorno. Wow, ehi, ehi. Ciao. Ciao, come state? Go! Ma no, ma io avevo smesso di giocare perché erano arrivate loro. Appunto, mai smettere di giocare. Vergognati, sei un barone. Abbiamo delle cosette da dirvi. Molto interessanti. Sì, potreste ridarci il joystick e che poi ne parliamo? No, no, no. Chi ha fatto il mio joystick? Oggi vi metteremo alla prova. A una partita di PlayStation? No. Pensate solo a quello. Oggi vedremo se ci amate davvero e se per voi siamo le più belle di sempre. Ma per me, Dani, sei la più bella di sempre. Anche per me, Ninna, guarda, ti amo, che abbiamo fatto? Ora possiamo giocare, sì, alla Play. Sì, non è no. così semplice. Oggi dovrete dare dei voti alle ragazze, ma per renderlo più difficile, le dovrete prima indovinare. Cosa? No, Dani, questa cosa non ha senso. Perché dovremmo dare dei voti a delle altre ragazze? Beh, Robby, perché? Perché io voglio vedere se mi posso fidare di te. Esatto, anche io, Matti. Ma questa foto è impossibile. C'è troppo zoom. Ma quindi si vede soltanto un naso. Dovremmo capire chi è dal naso. È il naso di una qualsiasi ragazza, no? Ah, esatto. Dai, muovetevi, siete scarsi. Attento, perché potrebbe anche essere il naso di una di loro due. E se non le riconosciamo saranno guai per noi. Ok, allora io dico che è il naso di Ninna. Ma non lo vedi il mio naso? Ma non ci assomiglia per niente. Ma sono tutti uguali i nasi. È il naso di Carmela, mia zia. No, è una persona che è più grande di noi. Più grande di noi? Mia zia Carmela! No, Robby! Forse mia nonna? Ma voi avete indovinato già di chi è questo naso oppure no? Soprattutto iscrivetevi adesso al canale perché io e Matti non stiamo per niente a nostro agio in questa situazione. No, avrei preferito fare qualsiasi altra cosa oggi. Esatto. A video su YouTube e a una bambina. Mia zia Carmela! Oh, no, è mamma Giulia! Cosa? Mamma Giulia? Ma come abbiamo fatto a non indovinare, Robby? Non siete per niente bravi. Vabbè, dai, era solo la prima, dobbiamo un attimo riscaldarci. No, 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 vabbè, no. Vabbè, no, è la prima seconda. Dovete darle il voto. No, no, vai la seconda, vai no, la seconda. No, no, no. Perché dobbiamo dare il voto alle altre ragazze? Vai, Matti, il tuo voto. Il mio voto per mamma Giulia è 6 e mezzo. 6 e mezzo? No, mamma Giulia mi sta un sacco simpatica. E poi è una persona che si cura tanto. Quindi io le do un bel 7. Ok. Va bene, andiamo alla prossima. Andiamo con la seconda persona, dovete indovinarla, mi raccomando, dovete essere veloci. Ma sono solo delle sopracciglia quelle. E una è alzata e una è abbassata. Ma chi è che le ciglia una alzata e una abbassata? Guarda anch'io. Ah, io guardate che cosa so fare. Si alzano? Non le riesco a vedere. Quindi stai dicendo che sei tu? No, ma ti pare che... Vedi, io lo sapevo! Tu non mi sai riconoscere! Ah, quindi non sei tu. Sai che forse credo di averla riconosciuta? Solo che non ricordo il nome. Non ricordo come si chiama. Potrebbe essere Sara della Space Family? Sì. Matti, come mai ti ricordavi così bene di questa ragazza? Beh, perché ho visto dei video. Dei video? E allora dalle anche un voto. Dalle anche un voto. Ok, il mio voto. Perché mi stai guardando così, Ninna? No, niente. Beh, è una bella ragazza, Matti. Esatto, il mio voto infatti è 7 e mezzo. E il tuo? 7 e mezzo, Matti? Beh, ha gli occhi di un bellissimo colore. E poi a quanto pare sa muovere le sopracciglia così una sopra una sotto, che è una cosa bella, è una ragazza. Quindi io do 8 e mezzo. 8 e mezzo? Cosa? Cosa ridi? Non c'è niente da ridere. Va bene, Robby. Ok. Perché si sta arrabbiando? Ma che ne so, non era un gioco questo. Dobbiamo divertirci, Dani. Poi voglio vedere a me quanto dai. Cosa? Mi ero dimenticato che c'è anche Dani. Ma Matti, cosa c'è lì fuori dalla finestra? No, Robby! Robby! Vieni in
immediatamente qui e siediti. Non abbiamo finito, siamo solo all'inizio. Davvero? È arrivato il momento del libro degli iscritti. Vediamo chi è il fortunato o la fortunata di oggi. Maria L. Ciao Maria, se anche voi volete entrare a far parte del nostro libro degli iscritti, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Woohoo! La prossima foto è questa. E non guardate troppo. Ma Dani, quelle sono le tette di qualcuno? Ma secondo te? Vabbè sì, di chi sono? Ninna, hai qualche consiglio da dare? Che consiglio hai? Conosci bene. Lola. Ha detto Lola, conosci bene. Lola. È vero. Penso che le nostre ragazze non ci farebbero mai vedere il petto di un'altra ragazza. E quindi chi è? Mia zia Carmela! Oh, e basta con questa zia. Ma come avete fatto a non riconoscerlo? È Cap! Ma era Cap! Ma come è vestito? Ma perché si è messo un reggiseno da femmina? Non lo so, forse stava facendo una challenge. Non ci posso credere. E noi che continuavamo a pensare che era il nostro amico Cap. Qui potete anche dargli un voto alto, tanto non sono gelosa di Cap. Ok. Sta molto bene con quel reggiseno. Io gli do un 3. No. Io vedo che ha quel suo stile molto femminile. 4. 4. 4? Dai. Non è male. Allora Matti, voglio che indovini solo tu a questo giro. Dimmi, chi è? Robby? È un... ma che labbra sono? Cioè, il labbro di sotto che è tipo un gigante rispetto a quello di sopra. Matti! È un pesce! Matti! È vero, è un pesce! Sembra una trota! È una trota salmonata? La trota salmonata che risale in fiume! Fai la salmonata! Ma... perché siamo ancora con loro? Perché io voglio sapere ancora tutta la verità. Secondo me loro lo stanno facendo apposta per farci scocciare. Dai, chi è? Io in realtà so chi è, ma non lo voglio dire. Ti abbiamo sentito. Ok, allora forse questa persona inizia per D. E poi? E Dani? E finisce per A. E poi come si chiama? Dillo! Si chiama... è simile a un numero? Dani non è simile a un numero. 1, 2, 3. Bravo, 2. Dani, 2. Dua Lipa. Beh certo che è Dua Lipa, esatto. Vedi che te lo ricordavi. Eccola qui. Vedi, non si può sbagliare. È Dua Lipa, no? Come fai a non indovinare? Come fai? Beh, devi indovinare sempre Dua Lipa. In effetti devo essere sincera, lei è molto bella. Dani, scusami Nina. È il momento di votare, giusto? Sì. Il mio voto è verso l'infinito e oltre. Non ci posso credere. Aia. Sì, cos'è l'infinito? Dua Lipa. Vabbè, ma non sapete ancora che voto voglio dare a Ninna. E tu invece, Robby? Hai detto che era solo per lui. Va bene, ma ne ho un'altra per te, tranquillo. Questa ragazza qui invece ha dei capelli molto molto biondi. Ma questo tipo di biondo a me non piace molto. Ma poi che sono? Sono curve? Ma uno ha i capelli? Cioè, uno deve anche saperli, non so, pettinare i capelli. No. Non ho mai visto nessuno. Ma chi è questa persona? Ok, ora ve la mostro, un secondo. Aspetta, Ninna, tu hai qualche consiglio da darci? No, sì. Prima facciamola vedere. Sei sicura, Ninna? Non è che vuoi aiutarmi? Sì, Ninna, se li fa saffare i capelli, non come questa persona. Ma che hai preso? Una barbona, che hai preso? Ragazzi? Ninna! Ninna, qualcuno che assomiglia tantissimo a te! Pensa di essere te! Zitto, abbiamo appena fatto una figuraccia tremenda! I capelli erano di Ninna! Ninna, io devo dirti una cosa. Tu sei bellissima. Abbracciami. No, abbraccia, non ti voglio più vedere. Ma lo sai che in questa foto con tutto il contesto è meglio, con no? Tutta quanta il viso, il volto, stanno benissimo. Belli da morire. Sono troppo belli i tuoi capelli, Ninna. Sono troppo arrabbiata con voi, non vi parlerò mai più in tutta la mia vita. Comunque tu sei cattiva, non dovevi mettere la foto di Ninna. Ma vi dovevo mettere alla prova, anzi amici.
Te pensate che Ninna abbia ragione ad essere arrabbiata con Matti e Roby? Iscrivetevi al canale. Dai, almeno non ci ha chiesto il voto. Infatti, perché se no davvero qui io litigo con Ninna. Come avete detto? Oh, mi stavo dimenticando! Dovete votare Ninna. Non ci posso credere. Io sono molto arrabbiata. Ho un piano, sì. Fingi di avere un infarto. Oh, ok. No! Matti è svenuto! Oh no! Matti! Devo... 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Grazie, mi hai risvegliato! Adesso posso dire il voto! No, dobbiamo andare in ospedale e sfuggire a questa challenge! Avete 3 secondi! 1, 2, 3! 10! Anche lì, fai dato verso l'infinito e oltre! Ma 10 è il massimo! Robby, tu che voto dai? Perché Enrico non deve pulire il voto? Io comunque do un 8. Andiamo avanti. Sei molto carina. Carina? Questa volta Robby è solo per te. Solo per me? Ah sì, l'occhio dell'essa lanza. Ma come? Cosa? Come hai fatto? Ora capisco quando sento tutte le musichette cosa stai guardando. Stai guardando i balletti di Alessia Lanza. E poi lo sai che anche io li faccio. Dani, ho una passione per il ballo, ok? Mi piace il ballo. È una scusa terribile questa. No, Robby. Io ci credo, Robby. A te piace anche i balli tipo della musica classica. No, ora stai zitto perché sì. Robby mi deve dire il voto. Subito! Com'era quello di Dua Lipa? Verso l'infinito. Non devi chiedere aiuto a Matti. La voto verso l'infinito e oltre. 2. Mila? Milioni! Non posso mentire. È una bella ragazza, è molto brava a ballare, è simpatica. Sì, basta, non mi interessa. Bene, Robby, adesso siamo in due ad essere arrabbiatissime con voi. Ma tu vuoi la verità oppure vuoi che io ti dica delle bugie? Devi apprezzare che Robby dica la verità. Esatto, capito? Cioè, se tu potessi votarmi, dovresti darmi adesso almeno 14 milioni per la mia onestà. Questa è l'altra. Ma cos'è? È una foto. Ah, è rimasta solo Dani. Quindi riempiamola di complimenti. Ok, va bene. Wow, ma sicuramente questa deve essere una ragazza bellissima. Guarda che capelli curati. E il viso è tutto quanto morbido e lucente. Oh sì, devo dire la verità. Forse questa è proprio una ragazza da 10. Esatto, 10. Anche 11 se si potesse dare. Ma la scala è solo una 10. Secondo me... E Dani, vediamo un po', sì. E Dani? Sì, abbiamo fatto centro, vai. Questa sarei io? Lei è Kazusina. Esatto. E abbiamo appena dato un 10 a... Non siete proprio bravi a riconoscere le persone comunque. Che dire, Robby, abbiamo appena fatto l'ennesima figuraccia di oggi. No, io continuerò. Capiscono che era una nostra strategia. Sì, io amo Kazusina e mi fidanzerei con lei. È molto bella e affascinante. Capito, Dani? Ah, sì. E quindi a me quanto dai? Adesso, Robby, dovresti fare la scelta giusta perché se no litigate. Allora, tu Dani, sei bella come Kazusina. Secondo me non è un complimento. Vabbè, dai, ti ha dato 10 praticamente. Sì, io ad Alessia Lanza l'infinito e oltre. No, sai qual era Dua Lipa? No, non mi interessa. Ninna, sì. Noi abbiamo delle cose da fare. Sì, esatto, andiamo. È finita tra di noi. Addio. Ehi, ma non può finire sempre così. Tu sei la mia Kazusina. Ma quindi adesso non siamo più fidanzati? Vabbè, possiamo giocare alla play però? No, non siete più fidanzati.